to the summer of love. Ben tutti ragazzi, sono Jesse, questo nuovo video. Oggi iniziamo il walkthrough su The Last of Us Remastered. Naturalmente il gioco su PlayStation 4. Faremo tutta la serie e anche poi il DLC. Mentre così ci prepariamo e ripassiamo per The Last of Us 2, ragazzi, che alle 3 è stato qualcosa di epico. Non so voi cosa ne pensate, ma alle 3 è stato veramente qualcosa di epico. Mi è piaciuto un sacco, quindi sono veramente contento di rigiocarmelo qui con voi. Sono contento che avete votato in tanti per il sondaggio e vi ringrazio. Naturalmente, finito il walkthrough con annesso il walkthrough del DLC, ci sarà poi di nuovo un sondaggio con altri giochi per selezionare il prossimo walkthrough, che ora vorrei fare fisso walkthrough di fila. Come vi ho detto, uscirà, se riesco, un episodio a settimana, se non una settimana sì, una settimana no, e ci sarà sempre un video in un altro giorno, che sia Minecraft, che sia qualche altro minigame o roba del genere. Quindi direi bando alle ciance e iniziamo. Ah, vabbè, The Last of Us. Nuova partita. Noi giochiamo in normale, così non è troppo difficile, non è troppo facile. Noi salviamo subito, creiamo i nuovi salvataggi e iniziamo, ragazzi. Sony Computer Entertainment present a Naughty Dog Game. E si comincia. Sì, Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatti là. Giornatona al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è stupendo, ma... Credo che sia rotto. Non... Cosa? No. Uh-huh. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene. Allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Teneri. Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? E qua inizia il casino, raga. Oh,
Ok, andiamo. Cosa voleva dire? Io un attimo, non mi, cioè mi ricordo se qua tipo è esplorabile oppure non c'è tipo roba da prendere, da vedere. Ecco, qua c'è già qualcosa. Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Si può aprire? Ok. Tu non sei un fossile. Che tenero. Ok, qua non dovrebbe esserci altro. Andiamo a vedere. Papà! Si vede qualcosa qua? Nope. Qua. Ah no, quel bagno. Qua c'è qualcosa. È il giornale di oggi. Il giornale. Emergenza, 300%. Ok. Allora. Papà! Ok, probabilmente sarà qui. Cioè, mi ricordo, raga. Ehi, sei qui? In qualche modo legati all'epidemia che ha colpito dove la nazione. Dove diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... Dobbiamo uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. A quanto pare alle nostre spalle sta accadendo... Perfetto. Cos'è stato? It's a dog. Allora... Lì c'è il suo telefono. Dov'è? Eccolo. 8 chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Ok. Il problema è ora dov'è? Il cane ha smesso di abbaiare, non mi piace. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui, vieni. Jimmy! Jimmy, ti avverto! No! Vai! Cominciamo vai! Mi hai sparato. L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai! Dov'è? Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia! Sei coperto di sangue! No, è mio, dobbiamo darcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Ma sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare. Bene. Ha detto abbiamo già iniziato ad avere contatti. L'esercito sbarra l'autostrada. Infetti. La quantità di tremi si è necessaria. Significa che dobbiamo andarcene. Prendi la 78, sono andato là. Quanti sono? C'è una cosa... Forse tanti. Tutti. Hanno trovato una famiglia fatta tozzi in casa. Quindi c'è macchine o polizia che viaggiano a casa in tutte le direzioni. Merda, com'è successo? Non ne hanno idea.
non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. E quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Ne sono certo. Siamo malati. Oh, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città, noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. Vediamo che gli serve. Che cavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Ehi! Tira dritto, fermi! Tommy. Fermi! Non lo sai cosa ho visto. Passerà qualcun altro. Dovevamo evitarlo. Non va bene. Abbiamo avuto tutti la stessa cazzo di idea. Beh, si può fare marcia indietro. Ehi, che cazzo, amico, andiamo! Tommy! Tommy! Porca troia! Cosa è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Gira qui! Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci. Ci provo! Merda, merda, merda! Non possiamo fermarci, Tommy! Non posso passargli sopra! Torniamo indietro! Ce ne sono anche dietro! Là, là, là! Aspetta! Vai! Dammi la mano. Che c'è? La gamba fa male. Fa male? Dammi. Dobbiamo correre. Tu tienici al sicuro. Sono piccola. Tieniti forte. Ok. È morto. Joel, l'ha detto. Tieni gli occhi chiusi, tesoro. Piccola. Ne usciremo, te lo prometto. Tommy! Ci vediamo lì! Sbrigati!
Ci siamo quasi. Papà! Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi, ci serve aiuto. Fermi! Ti prego, è mia figlia, penso che abbia una gamba rotta. Dove siete? Ok, noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e Lucia, Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Le persone così fanno veramente schifo. Ti prego, no! Anche lì il tempismo, arrivare 5 secondi prima. Oh, no! Sara! Via le mani, piccola. Lo so, piccola, lo so. Dio! Ascolta, piccola, lo so che fa male. Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara? Amore? Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. 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 No, no, no. Ti prego. Quindi ragazzi, io direi che per iniziare questo episodio potrebbe anche concludersi qui. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Il loro statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi perdete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Estate. Quindi, io direi che questo episodio si può concludere qui. Io vi ringrazio per aver visto il video, come primo episodio vi ringrazio ancora per aver votato il sondaggio. Vi invito a passare negli altri video che sono usciti negli altri giorni. Vi chiedo scusa se ho saltato una settimana, ma ho avuto da fare per lavoro. Io vi invito a passare anche nei link di Instagram mio e degli altri. Magari se vi va passate anche su Facebook, e c'è il canale Telegram in cui arrivano le notifiche di quando posto i video e di quando metto foto su Instagram e metto qualche annuncio ogni tanto, quando devo avvisare magari che non esce un video o roba del genere, se mi ricordo, che il problema è ricordarsi. Quindi io vi saluto, da Jace è tutto, ciao a tutti, bella!